qui, ma come sempre la prima trasforma la piazza in un teatro, teatro di proteste, di manifestazioni e di rivendicazioni. Sentiamo per quest'anno il servizio di Alberto Ambrogi. Nell'altra piazza della Scala, quella tradizionalmente riservata ai manifestanti, quest'anno al centro c'è la Palestina. Una grande bandiera viene issata tra due lampioni tra fumogeni e slogan. Un presidio dei centri sociali con gli attivisti della comunità palestinese di Milano. Chiediamo a loro almeno di essere coscienti, almeno di essere sinceri, almeno di essere trasparenti del diritto dell'uomo e del diritto di libertà. In tutto un centinaio di manifestanti tenuti a distanza dal Piermarini, da Transenne e un ampio dispiegamento di forze di polizia. In piazza anche i sindacati di base del CUB che protestano per i ritardi della pubblica amministrazione nel pagamento dei trattamenti di fine rapporto. Lavoratori che non riescono nemmeno dopo che sono andati in pensione da 29-30 mesi, addirittura da più di 3 anni. Ad avere i soldi della liquidazione che hanno versato per 35-40 anni. Qualche invitato alla prima sbaglia ingresso e passa fra i manifestanti, ma senza alcun momento di tensione. Quando l'opera inizia, la piazza si svuota.